Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Questa mattina del 12 di gennaio del 2021 noi leggeremo la parola di Dio, noi leggeremo i capitoli 15, 16 e 17 ma ci fermeremo al versetto 14 del capitolo 17. Genesi, quindi capitolo 15, leggiamo la parola del nostro Signore. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: «Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima». Abramo disse, «Dio, Signore, che mi darai, poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco?». Abramo soggiunse: «Tu non mi hai dato discendenza, ecco uno schiavo nato in casa mia sarà il mio erede». E allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: «Questi non sarà il tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare», e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Il Signore gli disse ancora: «Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese perché tu lo possiega». Abramo chiese: «Dio, Signore, da che cosa posso conoscere che avrò il possesso?». Il Signore gli rispose: «Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione». Egli prese tutti questi animali e li divise nel mezzo e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Or, degli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Al tramonto del sole, un profondo sonno cade su Abramo ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cade su di lui. Il Signore disse ad Abramo: «Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli Amorrei non è giunta finora al colmo. Or, come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: «Io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto fino al gran fiume, il fiume Eufrate. I Chinei, i Chenizei, i Cadmonei, gli Ittiti, gli Ferisei, i Refzei, gli Amorrei, i Cananei, i Girgazei e i Gebusei». Genesi capitolo 16. Or, Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: «Ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, va dalla mia serva. Forse avrò figli da lei». E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così dopo 10 anni di residenza da Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie d'Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Egli andò da Agar che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo: «L'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno e, quando si è accorta di essere incinta, mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te». Abramo rispose: «Ecco, la tua serva è in tuo potere. Falle ciò che vuoi». Sarai la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei.
L'angelo del Signore si trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente sulla via di Sur, e gli disse: «Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai?» Lei rispose: «Fugo dalla presenza di Sarai, mia padrona». L'angelo del Signore gli disse: «Torna alla tua padrona e umiliati sotto la sua mano». L'angelo del Signore soggiunse: «Io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa». L'angelo del Signore gli disse ancora: «Ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti sarà contro di lui e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli». Allora Agar diede al Signore quello che le aveva parlato, il nome di Atta El Roi, perché disse: «Ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista?» Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lachai Roi, ecco, è tra Cades e Bered. Agar partorì un figlio ad Abramo, al figlio di Agar gli aveva partorito Abramo, mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Genesi capitolo 17. Noi leggeremo fino al versetto 14. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro. Io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: «Quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti ho costituito padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno il quale io sarò il tuo Dio della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan, in possesso perenne, e io sarò loro Dio». Poi Dio disse ad Abramo: «Quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio tra di voi sia circonciso. Sarete circoncisi, questo sarà un segno del patto fra me e voi. All'età di 8 giorni ogni maschio sarà circonciso tra di voi, di generazione in generazione, tanto quello nato in casa quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero e che non sia della tua discendenza. Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso. Il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne. L'incirconciso, il maschio che non avrà, l'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente, egli avrà violato il mio patto». Parola del Signore. Io ti aspetto domani per continuare la lettura di questo capitolo, Genesi capitolo 17. Che il Signore ti benedica nel nome di Gesù. Questo tempo di lettura della parola di Dio è Leggiamo la Bibbia insieme, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Che il Signore ti benedica.